Ci sono altre domande? Non sull'umidità, possibilmente. No, se ci racconta qualcosa magari sulle sue esperienze precedenti, anche prima di Cantù, così per conoscerlo meglio. Different cities, you know, Pesaro on the sea, and Cantù is close to the mountains. Mm. It's totally different weather, and everything is different. Because when you go from Cantù to Pesaro on the autostrada, you can see how the, you know, how everything changes. There is mountains, here is more like no mountains, and all nature is changing. So. And Alessandro told me that you never have winter, which is quite good for me too, you know. Pretty much it. The only difference is, you know, the weather. I've been here only 2 days, so I can't say a lot. After a few months I will tell you all the differences, you know. I don't think so. Dice che insomma. Le differenze sono evidenti, soprattutto perché Cantù è una città prossima alle montagne, prossima alle Alpi, qui invece siamo al mare, quindi già quello la rende completamente differente. E basta guidare da Cantù fino a qua per capire come poco a poco cambia nella maniera più assoluta. E io gli ho detto che qui l'inverno, a parte l'inverno, l'ultimo inverno, insomma è accettabile, non è molto freddo, mentre lui mi raccontava che Cantù, lui che è lituano, moriva di freddo, quindi... Napoletano travestito da lituano. Però insomma dice che... Si è già accorto dopo un solo giorno che insomma sembra tutto abbastanza diverso. Senti, non so se ha seguito le altre squadre quest'estate, lui è da 2 anni ormai in Italia nel campionato italiano, che campionato potrà essere questo qua secondo lui? I saw like a couple. I used to follow, you know, in the internet the changes of the teams. I can't say that I saw changes in every team, but what I saw, it's pretty much the same players, you know, rotation in different teams. And from the Roosters, I can say that it won't be weaker league for sure. It might be just stronger than last year. Siena is a strong team, you know, as usual. And the other teams is quite similar. Everybody can beat everybody. Dice che ha seguito soprattutto su internet durante l'estate i vari cambiamenti dei roster. Gli sembra che ci sia un po' sempre la stessa gente, soprattutto la stessa gente che ruota, non moltissime novità. Mi sembra che quest'anno però sia un campionato un pochino più, o meglio, che le squadre siano un pochino più forti rispetto all'anno scorso, che Siena forse è sempre la più forte, però i cambiamenti sono stati parecchi, quindi
e gli piace perché tutti possono vincere, si può vincere e si può perdere ovunque, quindi gli sembra molto equilibrato. Dalla tua biografia dici che Sabonis è il tuo giocatore preferito, Vidal Sabonis, credo che è sicuramente uno dei giocatori più famosi di tutta la Lituania, di sempre. Se potessi scegliere una delle tante caratteristiche di gioco che aveva Sabonis, quale li prenderesti? Cosa sceglieresti per te? Sicuramente gli ruberebbe la capacità di passaggio. Lui dice che era incredibile ogni volta che deve. Mano sola. Ci credo con quelle mani. C'è altro? Sulla curiosità, sulla domanda? Fatto anche dal pubblico? No? Possiamo chiedere ad Ale di Almond se è tutto a posto previsto? Tutto ok, viene presentato martedì. Tutto a posto, se è tutto a posto quello visto? Sì. Oggi è arrivato, quindi il visto è a posto. Ah, beh. Cioè, già fatto. Non il visto, lui è arrivato. Lui è arrivato. È arrivato lui. Il video che non sei fatto senza visto. Dicevo, l'hai visto, no? Col teletrasporto. No, lo sono andato a prendere io, quindi l'ho visto, sì. L'ho visto abbastanza, visto. Quindi martedì alle 5, confermati. No, non è confermato al 90%. Okay. Quindi domani ricordo Daniel, Basket Giovane, 18:30. Lunedì Collins, alle 18, Excelsior. E molto probabilmente alle 17 Excelsior martedì. Grazie a tutti, a domani. Vado a lavorare.